Torniamo in studio e diamo il benvenuto a Roberto Perrone, giornalista, inviato per il Corriere della Sera per tantissimi anni, esperto di enogastronomia. Benvenuto a Telepace. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno Roberto, senti, tu sei originario del nostro territorio, vivi abitualmente a Milano, adesso sei a Recco. Cosa ci fai a Recco? Sono in esilio perché purtroppo io ho una patologia indipendente dalla mia volontà e due dipendenti dalla mia assenza di volontà. E quindi prima ancora che Conte chiudesse le frontiere, avevo pensato di trasferirmi in Liguria per stare un po' più tranquillo. Io ho una casa sulle colline sopra Recco. E allora ho deciso di venire qua, poi però sarei voluto tornare a Milano, ero qui proprio quel famoso weekend dell'Ambaradan, insomma. E quindi poi ho deciso di rimanere, insomma, alla fine. Quindi sono qui dal 3 marzo in esilio con tutta la famiglia a Milano, ecco, da solo. Sono stato un mese in questo casale in campagna, però stavo uscendo pazzo, anche perché la campagna è bella, i fiori, il bosco e tutto quello che vuoi, però poi da solo c'è. Allora sono sceso a valle, se posso fare un po' di pubblicità, non posso farla. No, Sì, certo, prego. mi sono Vediamo di cosa. trasferito al secondo piano del ristorante della famiglia di mia moglie, che è la Manuelina La di Manuelina. Recco, e quindi sono al secondo piano, perché così sotto al primo piano c'è la zia e ci parliamo dal terrazzo, e quindi c'è un dialogo, insomma, ci teniamo compagnia, c'è la sua amica che prende i giornali, insomma, quindi sono qua in questo momento. Sei uno di quelli che sta vivendo appunto questo tempo di isolamento lontano dalla famiglia. Sicuramente per moltissime persone non è facile, probabilmente neanche per te, che tra l'altro è una famiglia abbastanza numerosa, tre figli, quindi insomma non è semplice in questo momento. Come stai trascorrendo questo tempo di isolamento? Ma innanzitutto è vero quello che dici. A me, siccome appunto, come hai detto tu, io ho fatto per 30 anni l'inviato del Corriere della Sera, poi dal 2015 ho smesso, ho mollato, insomma, perché ho girato il mondo facendo giornalista sportivo, e i miei figli sono cresciuti abbastanza senza di me. Infatti loro sopportano benissimo questa separazione, anzi non vorrei dire che sono quasi contenti che io non ci sono. No, anche perché non erano abituati a avermi tanto tempo in casa. Quindi, quando io ho smesso di andare, di lavorare, di girare il mondo, e quindi i primi tempi, quando entravo in una stanza dove c'erano loro, trasalivano come se vedessero un fantasma, capisci? Quindi, perché dico, ma da dove viene? Ma chi è questo? No, perché non c'erano abituati. Io facevo praticamente 120 giorni di inviato all'anno, cioè, capisci? E quindi quasi un terzo dell'anno lo passavo via. E quindi loro sono molto. No, adesso è un paradosso, diciamo che sono contenti, però campano benissimo. Sono io che invece da un po' di anni avevo recuperato la loro compagnia a fare molta fatica, insomma, a non averli attorno. Io qui cosa faccio? Scrivo nuovi libri, scrivo articoli per i giornali con cui collaboro, faccio qualche collegamento con radio e televisioni, eccola qui è una, e poi c'ho la palestra sotto l'albergo dall'altra parte della strada, quindi scendo, vado in palestra, faccio un po' di esercizio fisico, perché a furia di bombardarmi dalle televisioni, state a casa, no? Quell'appello lì, state a casa, fate esercizio fisico, e va bene, allora faccio esercizio fisico. Giusto. Senti, per tantissimi, guardando i social network, per tantissimi questo tempo è anche un modo per riordinare casa, ma anche rispolverare vecchi ricordi. Tu, come dicevi, ne hai una quantità sterminata e gli appassionati di calcio e di sport in generale starebbero ad ascoltarti probabilmente per ore. Allora, regalacene almeno uno o due, insomma, di questi aneddoti che magari hai avuto modo di rispolverare in questo periodo di isolamento Visto che forzato. siamo in isolamento, preso col virus, ti racconterò dell'unica volta
nella mia vita, anzi due volte, vabbè, però questa che ho saltato, che in una trasferta ho dovuto, non sono andato all'evento perché stavo male, ed è successo a Wimbledon esattamente nel 1999 che mi sono mi è venuto un attacco febbrile. E lì ho scoperto che tutto il mondo e paese, anche la grande Inghilterra, se non sei raccomandato hai dei grossi problemi, perché praticamente io stavo male, c'erano un sacco di questi punti di pronto soccorso all'interno di questo grande torneo, insomma, che come sapete è il più grande torneo di tennis più importante del mondo, e c'erano questi punti di soccorso. Io sono andato a uno di questi, non mi hanno considerato neanche di striscio, io stavo malissimo. E giorni prima c'era stata una polemica di un giocatore di tennis che si chiama Jim Courier, un vecchio giocatore che ha vinto anche dei tornei dello Slam, insomma un importante giocatore americano, che aveva protestato dicendo: qui l'assistenza medica non è buona, insomma. Allora io sono entrato in sala stampa urlando in italiano: c'ha ragione Courier, è una serie di improperi contro l'organizzazione. Allora il mio amico e grande giornalista di tennis Gianni Clerici, che tutti gli appassionati conoscono, se gli tocchi Wimbledon ci rimane male, allora ha voluto dimostrarmi che non era così. Allora mi ha preso a cuore il mio caso e mi ha portato da un suo amico steward, di questi di vecchia data, quindi molto importante, che praticamente mi ha portato lui a un centro di soccorso, e con la sua raccomandazione, anche in Inghilterra ci sono le raccomandazioni, finalmente mi hanno visitato e sono riuscito ad avere le medicine, eccetera, mi hanno detto vai, e sono tornato in hotel. Ricordo questo viaggio terrificante col bus dell'organizzazione, che già era perché Wimbledon è diciamo nella grande Londra, ma bisogna in macchina, ci vuole un sacco di tempo, e quindi sono tornato in hotel, ed è stata l'unica volta che sono stato chiuso 3 giorni in hotel. C'era un mio amico che stava con me, mio caro amico del Corriere dello Sport, si chiama Dario Toromeo, che mi portava la schiscetta, cioè genere di conforto per superare, insomma, un po', diciamo così, una situazione un po' simile a questa. Un po' simile, anche se a tratti diversa. Hai detto che stai scrivendo, Roberto? Avremo un tuo nuovo romanzo al termine di questo isolamento? Ah, sicuramente, guarda, già uno è finito e al termine di questo isolamento vedremo di farlo uscire. Ho abbandonato dopo la trilogia di Canessa il genere noir e sono tornato ad una storia esistenziale, che tra l'altro questa storia un po' si adatta a questo tema, perché praticamente alla situazione che stiamo vivendo, perché ovviamente sono due persone che si incontrano in un posto, in una città, in un appartamento, sono due persone completamente diversissime, una serie di circostanze, rimangono insieme e si raccontano le proprie vite, che è un po' il tema un po' di Boccaccio del Decameron, no? Che è ambientato durante la peste, quindi le persone, un po' come stiamo facendo noi in questo momento, ecco, non volevo dire che ho precorso i tempi, però ha un po' questa struttura del racconto della vita in un momento in cui magari non abbiamo la possibilità di incontrarci, e quindi siamo chiusi e le persone chiuse in un luogo, per evadere da questo luogo si raccontano le proprie esistenze. Tu hai raccontato un sacco di storie legate al mondo del calcio e del giornalismo, che sono quelli con cui nei quali hai vissuto per tutta la tua carriera. Cosa ne pensi oggi di questo calcio di Serie A che ostinatamente vuole portare a termine il campionato? È l'unica disciplina poi alla fine che sembra non arrendersi di fronte all'evidenza di quanto abbiamo di fronte. Chiaro, ci sono ragioni anche di natura di sopravvivenza proprio di determinate società a fronte di un campionato che appunto deve continuare. Ma che ne dici, insomma? Qual è il tuo parere? Guarda, io credo che io rispetto il desiderio di
come dire, di riprendere. Ce l'abbiamo tutti del resto, tutti noi vogliamo evadere da questa situazione, vogliamo tornare alla vita di prima, o perlomeno a qualcosa che si avvicini alla vita di prima. Il calcio tra tutti è quello che più persegue questa volontà. Io credo che però, per quanto si desideri, per quanto si voglia, sai, ci pensavo prima, all'inizio di Guerra e Pace, non vorrei fare il dotto, ma all'inizio di Guerra e Pace il principe Andrei Bolkonski, che è uno dei grandi protagonisti di Guerra e Pace, dice una frase che mi ha colpito moltissimo: se gli uomini andassero in guerra soltanto per le proprie intenzioni non ci sarebbero le guerre. Cioè, nel senso che il nostro desiderio è quello di stare bene, di stare in pace, fondamentalmente quasi tutti, e questo io lo applico anche al desiderio che abbiamo adesso di riprendere una vita normale. Quindi io apprezzo il tentativo del calcio di tornare ad una vita normale, però il problema è che non dipende dal calcio, ecco, alla fine di tutto questa decisione non compete al calcio, competerà al governo, competerà alle autorità, saranno loro a dover dire se è possibile. Io personalmente ho fatto un articolo qualche giorno fa citando appunto Wimbledon, come sai, quest'anno ha deciso di non abbandonare, insomma, sebbene fosse programmato per luglio, quindi insomma tre mesi insomma da qui, ha deciso di non giocare e anche di non spostarsi. Quello che io ho definito il lodo Wimbledon, secondo me, è perché loro hanno fatto sia per la salute ma anche per rispetto dei propri spettatori, dei giocatori, perché spostare Wimbledon anche una settimana più in là, oppure giocarlo con le distanze di sicurezza e tutto, eccetera, non sarebbe stato lo stesso spettacolo. Ecco, il calcio vuole riprendere offrendo uno spettacolo diverso. Va bene, non ho un'idea negativa. Io credo che comunque dovrà fare i conti con la realtà, come tutti, ecco, alla fine. Il discorso, alla fine di tutto questo, il problema è che non sarà il calcio a decidere, ci dovrà essere una decisione del governo. Ecco. Roberto, io intanto ti ringrazio, mi hai dato una ferale notizia, istituirò il club delle orfane di Annibale Canessa, non so come potremmo sopravvivere noi che abbiamo amato così tanto questo personaggio, ma va bene, ti perdoneremo per questa volta. Diciamo sto preparando un altro personaggio noir molto diverso da Canessa, ma spero che vi piaccia lo stesso. Insomma, va bene, dai, allora ti perdoniamo. Grazie Roberto, grazie per questo voi, collegamento, grazie. E buon proseguimento. Ciao. Di isolamento. Cerco di resistere. Adesso la zia mi manda su col montacarichi e un po' di passato di verdura. Va bene. Allora non è malaccio, dai, insomma, c'è di peggio. No, ci sono dei lati positivi anche nell'isolamento.